Ciao a tutti, bentornati a Cucina con noi. Oggi vi preparo la pasta alla norma. È un tipico piatto della cucina siciliana conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Gli ingredienti che ci occorrono per 4 porzioni sono 600 g di melanzane, 1 kg di pomodori maturi, un mazzetto di basilico, 2 spicchi d'aglio, 80 g di ricotta salata, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva più l'olio necessario per friggere le melanzane e 360 g di pasta. In questo caso io ho scelto la busiata, che è un tipico formato trapanese, però si possono utilizzare anche formati come rigatoni, penne rigate o anche spaghetti. La prima cosa da fare è preparare le melanzane, quindi dopo averle lavate le affettiamo a uno spessore di circa 7-8 mm. Quindi le disponiamo in un colapasta. Aggiungiamo un pizzico di sale e le lasciamo riposare una quarantina di minuti in modo che perdano l'acqua di vegetazione. Le copriamo con un piatto e mettiamo anche un peso sopra. Nel frattempo possiamo preparare i pomodori, quindi pratichiamo una leggera incisione a croce, li versiamo in una pentola con acqua bollente e per farci prepariamo una bacinella con acqua e ghiaccio. Quindi li lasciamo 3-4 secondi e li scoliamo. Una volta che i pomodori si sono raffreddati, li spelliamo. Quindi li tagliamo a cubetti. A questo punto andiamo a preparare la salsa di pomodoro. Quindi versiamo l'olio extravergine nella padella. Lasciamo imbiondire l'aglio leggermente schiacciato, aggiungiamo qualche foglia di basilico per aromatizzare meglio e aggiungiamo la cassa di pomodoro. Aggiungiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere per circa 25-30 minuti a fiamma media. Se durante la cottura il pomodoro dovesse asciugarsi troppo, possiamo aggiungere un mestolino di acqua calda. Una volta che le melanzane hanno eliminato la loro acqua di vegetazione, le disponiamo su della carta assorbente e le asciughiamo bene. Quindi ne tagliamo metà a tocchetti. Volendo si possono tagliare anche a cubetti. Ricordiamoci di lasciare da parte le fette più belle. Asciughiamo bene anche i tocchetti di melanzane e li friggiamo in abbondante olio bollente, possibilmente extravergine d'oliva. Quando sono ben dorate le scoliamo. Quindi le mettiamo prima in un colafritto e poi le asciughiamo su carta assorbente. Allo stesso modo friggiamo anche le fette di melanzane. Una volta che sono ben dorate le scoliamo. Una volta che è tutto pronto possiamo mettere in cottura la pasta, quindi aggiungiamo il sale all'acqua. La versiamo nella pentola. Quando mancano circa 3 minuti alla cottura della pasta, eliminiamo l'aglio della salsa e la poniamo nuovamente sul fuoco. Quindi ne mettiamo da parte 2 cucchiai che ci serviranno per completare il piatto. E aggiungiamo metà delle melanzane a tocchetti. Quando lasciamo insaporire per circa 1 minuto. A questo punto scoliamo la pasta al dente, la saltiamo quindi aggiungiamo le altre melanzane a tocchetti. Le foglie di basilico spezzettate. Lasciamo insaporire a fiamma vivace. Quindi a questo punto aggiungiamo parte della ricotta grattugiata, lasciandone da parte solo un po' per la decorazione.
punto togliamo dal fuoco e serviamo. Intanto guarniamo il piatto con 2 o 3 fette di melanzane. Aggiungiamo un po' di salsa che abbiamo tenuto in caldo. Un'abbondante spolverata di ricotta. E una foglia di basilico. Da Sonia un saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima ricetta.